Buonasera, vi voglio presentare Live Worksheets, che serve per creare esercizi interattivi partendo da un documento in Word o in PDF da noi precedentemente costruito. Questo sito dà la possibilità, che si chiama liveworksheets.com. Dà la possibilità quindi dello student access e del teacher access. Con il teacher access andate a registrarvi se non l'avete già fatto, oppure fate login e enter se siete già registrati. Nella pagina principale voi potete vedere tutti i contributi che sono stati dati dagli utenti che potete utilizzare. In About this site ci sono tutte le informazioni utili, utilissime da leggersi in italiano, come posso usarlo, c'è qualche limite, come posso ottenere le risposte dei miei studenti, ci sono limiti nelle cartelle di lavoro interattive, posso aggiungere i miei fogli di lavoro interattivi al mio sito web o blog, posso scaricare i fogli di lavoro in PDF, bisogno di aiuto, qui è tutto da leggersi. Poi abbiamo gli Interactive Worksheets, che sono proprio tutti i lavori che fatti quindi dagli altri utenti e che possono essere scaricati e analizzati. Se noi andiamo a scegliere la lingua, infatti italiano, troveremo tutti i file, comunque le esercitazioni, proposte in italiano. Ma quello che è interessante non è soltanto che possiamo utilizzare queste applicazioni. Vedete qui dovrei indicare il colore, ad esempio, del pulcino. Questo è per quindi una classe molto iniziale, ma posso andare anche cioè, associarlo al mio workbooks, downloadare il file in PDF, embeddarlo nei siti e nei blog, in Classroom, in Microsoft Teams e anche condividerlo attraverso WhatsApp. E la cosa interessante però è che posso vedere com'è costruito. Quindi vedete che qui vi dice, vi fa vedere proprio che in ogni tessera di corrispondenza io dovrò scrivere in questo caso join 2.1 e join 2.1 per associare quindi il pulcino al colore giallo, e così per tutti gli esercizi che vengono forniti abbiamo questa possibilità di esplorazione interna e di capire come sono fatti. Poi abbiamo quindi Make Interactive Worksheets con il tutorial, il video tutorial, e qui la possibilità quindi di uploadare il nostro file e di creare il nostro esercizio interattivo per le classi. Un'altra sezione importante è Make Interactive Workbooks, abbiamo il video tutorial e abbiamo la possibilità di creare degli workbooks da associare alle classi. Vedete che ne ho creati alcuni, questo è di default, che possono essere gli workbooks una volta creati, editati, assegnati agli studenti. Può essere cambiata la copertina con upload cover, voi cambiate il titolo, ci sono i grading option, i checking option e tutta una serie di quindi opportunità di manipolare questo workbook, che verrà soprattutto associato alle classi e agli studenti, e
e anche di rimuoverlo. Andiamo a creare il nostro workbook. Esempio, potrei io non scelgo la materia, ma scelgo la classe, quindi potrei scegliere classe terza A, ma voi potete scegliere anche la disciplina e assegnare il grado. Ok, make new workbooks, book, e vedete comparire il book della classe terza A. Vado, posso editare il content, assegnare agli studenti, come vi avevo detto, ma mettiamo subito una copertina, scegliamo un file qualsiasi, vabbè, uno qualsiasi, andiamo qui, vabbè, ne scelgo uno, vabbè, questo è questo, magari che si adatta di più. Faccio upload e vedrete comparire quindi la copertina del workbook. Poi si andrà in Make Interactive Workbooks, e quindi qui si no, questo l'abbiamo fatto, e poi c'è la community. È molto interessante per lo scambio dei messaggi. Se andate nel vostro account, trovate i vostri worksheets che avete creato, gli studenti, My Students, ecco, scegliete la classe, la classe quindi terza A. Posso aggiungere a The Students gli studenti attraverso il nome, una username, una password che attribuisco, oppure posso, ritorniamo in Add Students, Invite Students attraverso il codice del gruppo della classe terza A. Quindi ho nelle modalità semplificate, posso assegnare poi i workbooks, vedere il gruppo, i risultati del gruppo, editare o rimuovere quindi il nostro workbook. Quindi vedete che molte sono le possibilità, e ora andiamo a vedere come quindi creare un esercizio interattivo. Prepariamo ora il nostro file Word per l'esercizio interattivo. Io l'ho già impostato, si chiama Platone Simposio e Mito dell'Androgino e Ripasso. Ho inserito un'immagine, qui ho lasciato uno spazio perché inserirò poi un video, e poi ho scritto del testo con un messaggio guida: riempi gli spazi vuoti con la parola appropriata, e quindi il simposio è uno dei dialoghi. Qui poi lavorerò online sul testo narrati e raccontato da Apollodoro, seguace di Socrate, che riporta il discorso su Eros, che durante un banchetto era stato portato avanti da Agatone, Socrate, Alcibiade ed altri. Poi ho scritto un testo guida: riempi gli spazi vuoti con le parole appropriate. Il mito dell'androgino sarebbe stato narrato nel, ho lasciato lo spazio, simposio, ho lasciato lo spazio, che definisce Eros come il dio più amico degli uomini. Eros è il farmaco per quei mali la cui guarigione dona agli esseri umani felicità. E poi ho scritto dell'altro testo. Ho scritto di nuovo un testo guida per il trascinamento delle parole: trascina le parole
nel posto appropriato. Le parole sono da trascinare, saranno Zeus, uomo, donna, lascerò lo spazio dove andranno inserite, come vedete, e quindi Zeus volle punirli quando la metà donna, quindi trascinerò qui dopo donna, si fosse incontrata con la metà uomo, avrebbe generato. Quando la metà, qui trascinerò uomo, si fosse incontrato con la metà uomo, si sarebbero uniti nobilmente per poi rivolgersi, eccetera, eccetera. Poi ho messo un ripasso di filosofia. La frase stimolo è di collegare con le frecce il filosofo alla frase, quindi adatto. Sono andata, ho salvato poi il file in Word e poi l'ho salvato in PDF. Ora andiamo sul sito Live Worksheets. Andiamo in Make Interactive Worksheets e Get Started. A questo punto scelgo il file, lo scelgo quello in PDF che si chiama Platone. Apri, upload. Ecco. Adesso vedete che mi ha restituito il testo. Qui metto lo spazio per inserire il video. Ecco, qui lo spazio che avevo lasciato per inserire il libro, il video. Vado poi a prendere il link del video. Avevo trovato un video sul appunto il mito dell'androgeno, abbastanza veloce da quindi guardare. Incollo il link del video a questo punto e poi riempio gli spazi vuoti. Qui nello spazio vuoto creo una casella e scrivo qui dentro la casella cliccando narrati, narrati, poi è raccontato da, qui nella casella scrivo Apollodoro, oh, non è andato, cioè bisogna stare un po' attenti a scrivere. Ok, che sia evidenziato, quindi Apollodoro. Ok, poi seguace di Socrate, eccetera, eccetera. Poi riempi gli spazi vuoti con la di nuovo parola appropriata e qui è narrato nel simposio. Scrivo simposio, qui da, scrivo Aristofane, di nuovo, ecco, avete visto che bisogna accertarsi che sia selezionato Aristofane. Ok, e poi qui faccio seleziono per il trascinamento Zeus, e dentro Zeus scrivo drag, due punti, uno. Zeus andrà inserito qui e quindi qui creo una casella con drop
scritto, due punti, uno. Poi qui è la metà donna si fosse incontrata, quindi seleziono donna. Ok. E dentro donna scrivo drag. Due punti, due, e qui quando la metà è da inserire qui donna, quindi qui scrivo drop, due punti, due. Qui quando la metà devo inserire uomo. Quindi drag, due punti, tre, e qui dove va inserita, trascinata, poi scrivo drop. Due punti, tre. Ho scritto drop, due punti, tre. Ok, qui per quale. Vi stavo dicendo che qui in ripasso di filosofia collegherò con le frecce il filosofo alla frase. Per fare questo, quindi, seleziono Protagora e scrivo dentro la casella join, due punti, uno, e la frase che sua è l'uomo è misura di tutte le cose, e dentro la casella l'uomo è misura di tutte le cose scrivo join. Due punti, uno. Per quanto riguarda Eraclito, quindi in casello, join due, due punti, due, tutto scorre, seleziono e scriverò dentro la casella join, due punti, due. Socrate lo seleziono, scrivo join 3, join, due punti, tre. Sapere di non sapere, scrivo nella casella selezionata, join, due punti, tre, gorgia, scrivo join 4 dentro la casella. Join, due punti, quattro, nulla è la sua frase, e dentro la casella nulla è, scriverò join, due punti, quattro. Ecco fatto, ora. Ho compilato tutto il mio quindi live worksheets. Vado a fare il salvataggio con save in alto nella barra grigia, save. Lo lascio privato perché questa è una prova. E quindi scrivo il titolo prova di testi,
vado in Save. Open Worksheet. E andiamo a vedere il risultato. Allora, vedete che ecco, si è caricato il video anche, quindi gli alunni guarderanno il video, poi riempiranno gli spazi, qui scriveranno narrati, è raccontato da Apollodoro. Narrato nel simposio da Aristofane quindi compileranno tutto questo e poi adesso abbiamo il trascinamento, avevo lasciato troppo spazio qua, il trascinamento delle parole. Quindi Zeus volle punirli, ok? Quindi donna, quando la metà donna si fosse incontrata con la sua metà uomo avrebbe generato, e a qui potevo lasciare più spazio, quando la metà uomo si fosse incontrato con la metà si sarebbero uniti nobilmente, eccetera. Poi qui ho il collegamento, Protagora, vedete che compare un pennarello, l'uomo è misura di tutte le cose, Eraclito, tutto scorre, Socrate, sapere di non sapere, e a Gorgia, nulla è. Ho finito, finish, e vado a vedere check my answers. Come vedete, mi dà il risultato 10 su 10, cioè mi dà anche la votazione. Ora posso add to my workbooks e quindi aggiungerlo alla classe, ad esempio, terza. E, lo aggiungerò quindi lo aggiungo al mio workbooks, lo ritrovo nel mio workbooks della classe terza e vedete che posso avere un preview, assegnarlo come homework. Spostarlo, eccetera, eccetera, edit, delete e così via. Ok, quindi lo posso questo comunque aprire, preview. Ecco, questo è il mio file in preview. Come vedete che è inserito bellissimo nel workbook. Posso anche add to Google Classroom, quindi condividerlo in Classroom. Mi accerterò di essere ad esempio con G Suite. Dentro con l'account G Suite, poi scegli un corso, Sassari 3, scegli un'azione, quindi fai un annuncio, ad esempio, vai e vedete che dà proprio in Classroom la prova del testing, prova l'avevo nominato prova di testing worksheet. Sono ritornata nel file in live worksheet. Volevo concludere dicendo
che se voi andate in Make Interactive Worksheet trovate i tutorial, perché questi sono soltanto pochi esempi che vi ho mostrato. In questa guida trovate tutte quante, vedete le esercitazioni, e sono moltissime, che potete fare. Ad esempio, il multiple choice exercise, insomma, tantissimi esercizi che potete sperimentare, e quindi potete anche aggiungere dei file MP3, un PowerPoint file, insomma, il drag and drop l'abbiamo visto, e un sacco di esercitazioni che da sperimentare. Questo è tutto per quanto riguarda così le istruzioni base per poter utilizzare questa meravigliosa applicazione, utilissima e condivisibile, che potete utilizzare per rendere interattivo l'apprendimento dei vostri studenti. Arrivederci.